tutti ragazzi! Ciao! Benvenuti in questo nuovo video su Yoya Busy Life World! Tra poco faremo una storia qui che poi metteremo in rima con una specie di filastrocca. Sì. Però prima di tutto vi facciamo vedere che abbiamo creato anche Daniel come personaggio perché ci mancava. Vai Alissa, vediamo un po' questo capolavoro. Questa sono io. Questa sono io. Sì. Ed eccolo qua. Lui è Daniel con il suo drago. No, dinosauro, non capisco bene. Non lo so, comunque lui si è piaciuto, glielo abbiamo fatto vedere, ha approvato il suo ritratto e quindi possiamo inserirlo nella storia. E in più ragazzi vi dico di andare a guardare in descrizione perché c'è il link e tutte le info per partecipare a un giveaway per poter vincere l'accesso gratuito a quest'app con tutti i contenuti sbloccati. È spiegato tutto bene su come fare per partecipare per poter vincere questa cosa, perciò andate a vedere che magari siete fortunati e potete riuscire a vincerlo. Sì. Comunque adesso vi lasciamo alla nostra storiella filastroccosa. Ciao! Ciao ragazzi, ve lo dico prima, questa storia sarà tutta in rima e non ci sarà spazio per la noia mentre esploriamo il mondo di Yoya. Iniziamo la giornata facendo colazione, tosto il mio pane con grande attenzione e della dieta oggi non mi importa, perciò mi mangio pure questa bella torta. Ops, mi sono sporcata, farò una figuraccia, meglio se mi lavo per bene la faccia. Vestiamoci alla svelta, che bisogna uscire. Ho fatto la mia scelta, sono pronta per partire. Ciao Micio. Prima tappa, l'ufficio postale. Prendo il numerino, non serve prenotare. Ci sono cartoline, biglietti e riviste. Due lavoratori. Chissà perché lui è triste. Ma vediamo oggi che regalo ci sarà. Lo scopriremo premendo qua. Wow! Se a un nostro amico lo vogliamo inviare, mettiamolo sul rullo per farlo impacchettare. È tutto automatico e mentre mi riposo il macchinario svolge il lavoro più noioso. Ma adesso togliamo le tende perché il beauty shop ci attende. Qui mi dedico un po' a me stessa. Mi tratterò da vera principessa. E voilà! Una lampada abbronzante. Un massaggio tonificante. Un po' di smalto per unghie più belle. Un trattamento anche per la pelle. Bagno rilassante è quello che ci vuole per sentirsi tornare come nuove. Sulla testa una corona di fiori e sono pronta ad uscire fuori. Ok, ora sono bella e profumata, ma la mia testa vuole una sistemata. Dal parrucchiere, senza aver paura, darò un bel cambio alla mia acconciatura. Mi accomodo e il parrucchiere mi spiega faremo taglio, colore e messa in piega. Adoro il momento del lavaggio. Mi fa lo shampoo, ma anche un bel massaggio. Il mio vecchio taglio non era niente male, ma ogni tanto è bello anche cambiare. Ora vi dico che decisione ho preso. Mantengo il rosa, ma lo farò più acceso. Adesso che sono pure pettinata, anche al mio look voglio dare una rinnovata. Come sempre sono super indecisa, mi vesto casual oppure in divisa. Più sportiva o magari più elegante? Colore scuro o qualcosa di sgargiante? Sai che ti dico? Per oggi io mi piglio questo completo col muso del coniglio. Ehi, ma guardate come passa il tempo! L'ora di pranzo arriva in un momento. Daniel e Alissa stanno per tornare. Vorranno qualcosa di buono da mangiare. Faccio la spesa un po' in fretta e furia. Carne, verdura e ovviamente anguria. E poi sapete che dice la leggenda? Nel pomeriggio ci vuole la merenda e ho già trovato gli spuntini giusti, dei bei gelati in diversi gusti. Se prendo questi li renderò felici, un paio in più se vengono gli amici. Paghiamo il tutto ed eccoci a casetta. Questa giornata è stata proprio perfetta.
ci saranno altre avventure qui su Yoya. Spero che il video vi abbia messo gioia, ma soprattutto voglia di giocare. Adesso noi andiamo a disegnare. Ciao!